Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Crash Team Racing Nitro Fueled. Nello scorso video ci eravamo lasciati con la raccolta dei 4 gettoni principali. Ora ci manca quello viola che si ottiene in un'arena. Ora fatemi personalizzare come sempre. Ho cercato di essere più orribile possibile perché questa arena è veramente difficile. Quindi direi che ci sta questa combinazione schifosa. Ho giusto il tutorial. Raccogli i cristalli nell'arena prima dello scadere del tempo. Se li prendi tutti, vincerai un premio. Se li prendi tutti. Per qualche strano motivo, la prima arena è anche quella più difficile. Non posso neanche contare i tentativi che ci misi la prima volta. Ed è molto tempo che non riprovo questa sfida, quindi è quasi impensabile che io ci riesca subito. Vediamo cosa sono in grado di fare. Ma io mi ricordo che avevo una strategia particolare che adesso ovviamente non mi ricordo più. Sto andando a caso e probabilmente sto sbagliando. Oh, ci sono anche i granchi. Dovrei anche prendere magari il turbo. Ecco sì, in effetti me la sarei dovuta preparare questa arena. Che sciocco che sono. Tanto non rischio neanche di, che so, prenderla nell'avventura e poi sminchiare il salvataggio. Basta farla dal menu pausa. Sì, vabbè, dal menu pausa, ma cosa sto dicendo? Dal menu principale. Mancano manco 20 secondi. E 6 cristalli. Non cadere giù. Chissà se ci riesco. Sti due dove sono? Uno sta qua. E l'altro me lo sono scordato. Che pa... No! Ma dai! Ma fatto così a cacchio, stavo pure vincendo. Vabbè, magari questa volta mi andrà meglio. C'è anche da dire che non ho mai usato la velocità. Dai, visto che ce la stavo quasi per fare e ho anche sbagliato in molte zone, provo ad usare di nuovo sta tattica che magari fa schifo e non è efficiente come quella che usai quando l'ho presi, però. Comunque, per dirvi con quale pigrizia hanno fatto il secondo Grand Prix, che Baby Coco e Baby Crash non sono neanche stati doppiati. Ci hanno semplicemente messo le frasi dei loro personaggi principali, quindi gli stessi doppiatori, però gli hanno alzato il tono, l'hanno resa più acuta. E non è che l'hanno ridoppiata in questo modo, no, sono sempre le stesse frasi, le hanno solo modificate. E prima anche, vabbè, che schifo però, anche Baby T aveva questo problema, soltanto che lui aveva la voce di Crunch per qualche strano motivo, cioè proprio senza senso. Ora però dovrebbero avergliela modificata Baby T. Loro due invece rimangono gli aborti che erano già fin dall'inizio. E io... No, me ne manca di nuovo uno. Anzi no. Ti prego, ok. Dovrei averla presa. Ok, è stato decisamente più facile di quanto mi ricordassi. Considerando che non me lo sono neanche rivisto sto livello. Vabbè, meglio così. Alla fine la questione è una: le sfide problematiche restano sempre le reliquie. Io mi sono voluto illudere dicendo cavolate del tipo no, le sfide CTR sono più difficili. Sì, lo abbiamo visto come sono difficili, quindi dovrei accettare la realtà. Anche a sto giro le reliquie mi romperanno le palle. Ok, quindi andiamo ad affrontare la prima, quella di Baya Crash. Ah, ma spero di non aver fatto una combinazione troppo orribile. Però dai, andiamo. Oh, ci sarà un altro tutorial, ovviamente. Consegui il tempo migliore guidando a tutto gas e distruggendo le casse tempo. Il cronometro si fermerà quando ne distruggi una. Se il tuo tempo sarà buono, allora vincerai una reliquia. Ovviamente, quelli che hanno velo nelle partite hanno Uka Uka nell'avventura, perché si scocciavano di far doppiare un'altra maschera. Allora, sono curioso, visto che io il platino l'ho già preso nella mia avventura e anche in giocatore singolo, il tempo me lo fa vedere subito o c'è il solito tempo della reliquia di Zaffiro che non frega a nessuno? Quello che ho detto dopo, e vabbè. Tanto comunque il platino dovrebbe essere 52 secondi. Allora, io credo che cercherò sempre di... non di battere semplicemente il tempo, ma di prendere tutte le casse, perché non lo so neanche io. Ci sono molte piste in cui
È più difficile prendere tutte le casse piuttosto che battere semplicemente la reliquia. E io devo sempre complicarmi la vita in ogni modo. Che schifo che sto facendo, ma purtroppo io con i principianti c'ho proprio un brutto rapporto. Non... Visto che hanno lo sterzo così buono, non posso mai derapare quando sono su rettilineo e la cosa mi fa perdere molta velocità. Purtroppo è così. Poi loro già non sono veloci, quindi davvero sono inutili, diciamo la verità. Se sto usando ora un principiante per rendermi la vita un po' più difficile, lì vabbè, comunque devo ritornarci sulla scorciatoia. Beh, a questo punto spero di riuscire a farcela con il tempo anche prendendo tutte le casse, perché mica è scontato, sapete? Sto praticamente premendo solo X senza fare nulla. Ok, qui prendiamo questa che è la cassa che di solito manco alla fine, non so perché. Qui non è rimasta nessuna, non c'è nessuna cassa lì dietro la colonna. Ora questa cassa qua, che vuoi fare? E la stavo mancando lo stesso. C'è un problema quando prendi le scorciatoie, che se non salti dove ti dice lui fai quel saltino tutto castrato, per così dire. Ok, comunque è presa questa reliquia molto facile, però ci sta, è la prima. Forse riesco a prenderla anche senza quei 10 secondi di bonus, sì infatti. Ok, ti ha detto io godo, o io domino, non lo so. Wow, il mio miglior tempo è 34 addirittura. Sì, vabbè, qui oggi non ho giocato, continuano a uscire tutte le sfide. Oh, bella sta reliquia di platino, mi piace. È anche bella l'esultanza di vero che adesso riceverai bu di un pubblico che non esiste, se non mi sbaglio. Ecco. È bello da usare online, peccato che online i principianti non si possono usare. Grande, hai vinto una reliquia. Fiale di Ru purtroppo mi pare sia molto più difficile se si vogliono prendere tutte le casse, quindi prepariamoci a degli scleri. Dai, secondo me così ci sta tantissimo. Ok, non sto usando le skill leggendarie perché le ho usate troppo secondo me finora, non vi ho mai fatto vedere le versioni normali dei personaggi in pratica. Io direi che posso saltare, visto che a parte la scritta lì, corso delle reliquie, l'intro è sempre la stessa. Mamma mia, io ho brutti rapporti fin dalla PS1 con ste tre casse qua e sti salti. Ok, il primo è andato bene. Ah, forse dovrei prendere quelle che si trovano all'esterno, sì, come no. Visto che lì non posso prendere il turbo, me le tolgo subito dalle palle. Dai, non voglio perderci gli anni qui, perché effettivamente, ora che ci penso, anche Grotte Mistero e Pista Cloaca sono un bel dito nel sedere. Mamma mia, a questo punto inizio a chiedermi se riuscirò effettivamente a prenderle tutte in questo video. No, perché se mi accorgessi che per prendere tutte le casse ci metto... Io ho sto difetto che a volte premo il tasto start così, senza motivo. Se dovessi metterci 3 anni per prendere le casse, inizierei a fregarmene e a pensare soltanto alle reliquie di platino, perché effettivamente è stupido fare così. Io mi rendo conto che sono stupido, però ci deve essere anche un limite. Ok, per ora quelle lì le sto prendendo sempre, non vorrei gufarmela. Prendiamo questa che sta proprio emarginata dal mondo, poverina. Qui c'è soltanto... Ci sono queste casse alla fine che mi hanno sempre dato fastidio. Io ho lasciato le due agli angoli. Perfetto, quindi dopo devo fare una roba tutta strana. E qui magari avrei potuto farlo prima. Le prendo adesso, così magari dopo posso tagliare lì. Platino, non ve l'ho neanche detto, è 55, quindi non è che stia andando proprio benissimo. Alla fine il trucco è saltare, non... E saltare un pochino prima, non all'estremità lì della salita, perché altrimenti fa un salto incredibile. Mi capita sempre sta cosa e la odio. Ora sta cassa qui, le due all'estremità che ho lasciato così perché sono un genio. Ok, ce l'abbiamo fatta. 32 su 32. Lo batto anche senza 10 secondi. 39 ho fatto, ed è il mio miglior tempo. Wow, non me l'aspettavo. Avanti così, dai.
Correggetemi se sbaglio, ma io credo di averli usati i kart, quelli di CNK, o sbaglio? Tipo non mi ricordo se ho usato il Team Cortex. Vabbè, lo uso adesso, ho deciso. Grosso Norm sei sempre spaventosamente disgustoso. Grande, hai vinto una reliquia. Adesso andiamo a fare grotte mistero. Vado di qui perché faccio prima, anche se lì c'è... come si chiama? Pista cloaca. Vediamo con chi l'affronterò. Ok, a sto giro sto usando una skill leggendaria solo perché la sua esultanza è molto più bella di quando è normale, che praticamente ci rutta in faccia. Sto cretino qua. Grotte mistero inizia ad essere una pista lunga e come tutte le piste lunghe è più facile mancare casse. Quindi a sto giro le piste lunghe sono quelle più difficili. Che mo non è lunghissima, però rispetto alle altre due già il tempo dovrebbe farci capire che è decisamente più lunga. Infatti il platino è 1:32 mi pare. Poi vabbè, qua lo zaffiro, ve l'ho detto, non ci interessa. Ah, lo dico, molti hanno un bug della percentuale che in pratica gli passa direttamente dal... questo potenziamento è una delizia. Al 101%, senza fermarsi al 100%. Questo è un problema, perché sto gioco è programmato così bene che se tu vai al 101% non ricevi i premi del 100%, che sarebbero... qua le prendo tutte adesso che mi stanno sulle palle. Sì, bella sta cosa. I premi del 100% non mi ricordo quali sono, ma se non mi sbaglio dovrebbe essere... il kart di Oxide, la navicella. Mentre il premio per il 101 è semplicemente la skin di Oxide, quella Rockstar, diciamo. No, Rockstar, che dico, motociclista, in un certo senso. E in pratica a molti la percentuale arriva subito al 101% e quindi non riescono a sbloccare la navicella. E sto leggendo che credono che sia per colpa delle reliquie di platino. No ragazzi, è per colpa di un semplice fatto, che Oxide deve essere affrontato due volte, non soltanto alla fine quando si hanno tutti gli oggetti. Per questo la percentuale vi sale subito al 101. Infatti dopo ve lo farò vedere che la mia percentuale, anche prendendo tutte le reliquie di platino, prima di affrontare Oxide per l'ultima volta, sarà semplicemente 100%. Meno così faccio un po' di chiarezza, perché sto vedendo molti che prendono prima tutte le reliquie di zaffiro e poi le passano a platino. No ragazzi, è una cosa inutile. Basta semplicemente affrontare Oxide due volte. Qui non sto neanche prestando troppa attenzione, ma credo di non aver mancato neanche una cassa. Se così fosse mi sparerei. Qui ce n'erano soltanto due all'inizio e qui ne manca una. Ok, sì, me ne manca soltanto una che si trova qua, se non mi sbaglio. E che palle, però, sì, quanto! Vabbè, posso permettermi di fare sti schifi, perché tanto... cioè, il tempo... un altro po' lo batto anche dopo aver fatto... sta roba, senza i 10 secondi. E l'ho battuto effettivamente senza quei 10 secondi. Ed è il mio miglior tempo, ma che schifo! Cioè, se non avessi fatto quella roba, sarebbe stato molto più basso. Vabbè. Non mi lamento per la facilità di queste reliquie, assolutamente. Anche perché quelle che mi preoccupavano davvero si trovano più in là, purtroppo. Cioè, guardate, è più bella sta esultanza. Almeno ci fa un piccolo assolo. E non ci rutta in faccia, soprattutto. Grande, hai vinto una reliquia. Mi sono appena reso conto che sto usando solo personaggi malvagi in questa parte. Andiamo di rimediare un po'. Mamma mia, utilizziamo sta drogata qua che mi fa paura tantissimo. Ok, scusate un attimo. Ok, sono tornato. Pista cloaca che ha un tempo per la reliquia di platino di 37 secondi. Che vi potrà sembrare basso, ma in realtà se la si gioca bene si può ottenere addirittura un tempo negativo. Cioè, semplicemente ci sono tantissime casse tempo. O magari casse tempo da 3. 65, in effetti sono molte di più di quelle degli altri livelli, se non vado errato. Cioè, di quelle che abbiamo affrontato finora. Allora, Megumi è un personaggio accelerazione, quindi
dovrebbe comunque avere una velocità soddisfacente. Che sto facendo? Purtroppo è così, sta reliquia è una grandissima rottura di scatole. alla fine è quello di cui si tratta. Cioè, è una rottura di scatole, in effetti. A parte ste battute, diciamo, è una rottura di scatole se si vogliono prendere tutte le casse, perché il tempo in sé non è neanche troppo difficile. Vabbè, quella la prendo dopo. Infatti, in effetti forse dovrei smetterla di derapare. Basta che faccio ste robe qua e le prendo tutte. Cioè, guardate che schifo. Forse non è il miglior modo, sicuramente, ma è il modo più sicuro per prendere tutte le casse e di conseguenza la reliquia di Platino. Stavo per essere schiacciato tantissimo. Io salgo qua perché se lo faccio in corsa, purtroppo sti muri sono un po' buggati e si ferma lì sulla salita e non scende più e perdo tantissimo tempo. Niente, io ste casse in velocità non le prenderò mai. Meno male che erano soltanto due, quindi le posso prendere nei prossimi due giri. Oh, tra poco vedremo una cosa davvero simpatica di questo gioco, ovvero la scritta ultimo giro che ci copre tutto lo schermo e ci impedisce di vedere magari dove si trovano certe casse. Ora qui magari posso anche provare a fare la scocciatoia. No, vabbè, ci provo dopo. Era per guadagnare un po' di tempo, ma alla fine il platino lo si prende anche così. Ora andiamo qui al centro e lì ci andiamo dopo con la scorciatoia. Qui c'è una cassa, meno male. Prego non schiacciarmi, che già sto andando abbastanza male. Non sono mica sicuro di prendere il platino. Allora, qui manca soltanto una. Comunque stiamo guidando la Probulot 2000, mi pare, che è la terza macchina di Cortex. Se non mi sbaglio è quella, potrebbe essere quella manovrabile di Crash Tag Team Racing, quindi quella con lo sterzo migliore. Davvero molto bella. Spero che ne metteranno anche altre delle mie preferite, ovvero per esempio la macchinossa, come cavolo si chiama, di Crunch. Quella anche molto bella. Poi ce ne sono alcune che sono praticamente uguali, tipo i 3000 carro armati che ci sono in quel gioco, e non credo valga la pena di riproporli qui. E dai! Ma che stiamo a fare? Mamma, come odio sta parte! Sarò io che la faccio come uno schifo, però che cavolo! Perché mi manca una cassa? Ah, giusto, cioè due, ce ne sta un'altra qui. Ok. Vabbè, alla fine il tempo... Non ho perso niente perché il tempo è rimasto fisso a 37. Ho fatto 26,99, ok. Continuiamo. Vabbè dai, il video non è lunghissimo, però direi che se per una volta ne faccio uno che non arriva a 20 minuti, non è un dramma. Cioè, guardatela questa esaltata. Deve calmarsi. Vabbè, cos'altro? Quindi abbiamo preso tutte le reliquie della prima zona. Una reliquia per te. Nel prossimo video... abbiamo anche completato la prima zona, che bello. Nel prossimo video prenderemo i gettoni CTR della seconda. Quindi, spero che questo video sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.